annuncia che Gesù è il Signore. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo risorto, buona giornata cari amici. Accogliamo il Vangelo di oggi, Luca 2, 36, 40. Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. C'era una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto con il marito 7 anni dopo il suo matrimonio. Era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazaret. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. Amen. Carissimi, siamo sempre in questo capitolo secondo del Vangelo secondo Luca. Gesù viene presentato al Tempio. Ieri abbiamo visto Simeone, questo anziano uomo di Dio che ringrazia il Signore dicendo: ora ho visto coi miei occhi la tua salvezza, quindi posso venire da te, oh Dio. Anna è una profetessa, quindi una figura femminile, al Tempio, una donna di Dio che pregava e che vedeva ciò che Dio mostrava e ciò che avrebbe potuto fare. Ecco che in Gesù vede un piano e un progetto straordinario, quello che Dio stava iniziando a fare per il suo popolo. Ecco che appena ha visto il bambino, Anna, questa profetessa, ha iniziato a lodare Dio, a ringraziarlo. Anche lei, come Simeone, dice: Signore, ti ringrazio, ti benedico per aver visto questa luce vera, e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quindi Anna diventa essenzialmente da profetessa ad un'annunciatrice, ad una messaggera, come lo era stato Giovanni il Battista. Colei quindi che parla di Gesù, annuncia che Gesù è il Signore, annuncia che Gesù è colui che doveva venire, predetto alla casa di Davide. Anna è modello di quella donna forte, fedele, con uno sguardo di speranza, che sa guardare in avanti, tenendo anche lei, come Simeone, fisso il suo sguardo su Gesù. Ma annuncia, parla a quanti aspettano la redenzione, parla a quanti sono assetati della salvezza, assetati di pace, assetati della pienezza, assetati della gioia vera. Questo è il nostro compito, cari amici, sfamare coloro che hanno fame di Dio, dissetare coloro che hanno sete di salvezza. E chi sono queste persone? Sono tutti gli uomini, tutti coloro che ogni giorno incontriamo, che a volte sembrano felici, già appagati, ma stanno cercando Dio. E altre volte li vediamo invece scoraggiati, abbattuti, e ancora di più cercano Dio. Anna è modello di ciò che ciascun cristiano dovrebbe essere: testimone, che annuncia, che parla del bambino, che parla di Gesù, che parla della propria esperienza personale, che parla della sua salvezza. Non vergogniamoci. So che a volte non è facile parlare di Gesù. Veniamo scherniti, allontanati, disprezzati, ma
porta la tua esperienza di fronte a ciò che Dio ha fatto nella tua vita. Gli altri non possono dire nulla. Parla di questo bambino, parla di Gesù e annuncia che Lui è il Signore, ha cambiato la tua vita e la tua vita ha iniziato a ruotare attorno a Lui. Vieni, oh Spirito Santo, vogliamo invocarti oggi per mettere in pratica questo Vangelo, questa pagina straordinaria. Spirito Santo, illumina il nostro cuore perché venga riscaldato dall'amore di Dio. Illumina i nostri occhi perché siano sempre fissi su Gesù e non si lasciano distrarre da nessuna circostanza o distrazione che ci impedisce di seguire Gesù. Ma soprattutto, Spirito Santo, benedici, illumina le nostre labbra perché le parole che escono dalla nostra bocca oggi possono edificare gli altri, benedire gli altri, annunciare che Tu sei il Signore. Gesù, voglio essere Tuo testimone. Gesù, io voglio proclamare le Tue meraviglie, quello che Tu hai fatto in me. Rendimi gioioso, fedele testimone Tuo. A Te la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, ecco allora perché lo slogan di oggi è così forte: annuncia che Gesù è il Signore, perché siamo chiamati ad essere questi testimoni felici, gioiosi, che indicano la via a tutti coloro che hanno bisogno di udire la nostra testimonianza sulla luce, su Gesù Cristo. Grazie per avermi accolto, un caro saluto e un abbraccio da parte mia e della Koinonia Giovanni Battista Oasi di Biella. Ci vediamo domani, ciao! Carissimi amici, volete sperimentare la potenza di Dio che libera e guarisce il vostro cuore? Vi invitiamo ad una giornata di guarigione interiore, dove Dio libererà il tuo cuore oppresso, scoraggiato, indurito e porterà la libertà. Domenica 14 gennaio a Torino e domenica 4 febbraio a Strona.